Una piazza composta da, può essere da 3, da 5 persone, 6, dipende dal lavoro che si ha a fare. Loro vogliono eliminare quella del soffiato, di cui gli opallini, che il vanto di Venini, uno dei vanti di Venini insieme alle bolle, che è quello che ha fatto più fatturato per tutti questi anni, e stanno cercando di eliminare in più le persone che per loro sono scomode. In questi 8-9 anni tra cassa integrazione e tutto quello che c'è stato dietro, non hanno fatto assolutamente niente per cercare di migliorare l'azienda, magari cercando di creare articoli nuovi. Era stato chiesto un incontro col sindacato e l'RSU per vedere, visto che avevamo fatto un referendum e più della metà delle persone aveva votato per continuare con gli sgravi fiscali, visto che c'era con un anno di solidarietà e un anno di straordinaria, da poter riuscire ad andare avanti e vedere di riuscire a uscire da questa crisi insieme. Non hanno dato nessuna risposta e di mandato venerdì ci hanno fatto il regalo, ci hanno chiamato in ufficio per consegnarci questa lettera di sospensione, ci hanno già tolto il tesserino e ci hanno dato l'obbligo di non entrare dentro in Fornace, come che non fossimo mai esistiti. La crisi a Murano c'è, esiste, però ci deve cercare di creare qualcosa di innovativo, qualcosa che coinvolga le persone, di cercare di fare qualcosa di positivo che non viene mai fatto. Cioè, loro continuano a fare articoli da 30-40 anni sempre gli stessi, l'unica cosa che cambiano, cambiano il colore, ma il colore che magari facevano 20 anni fa, questa non è una novità. Posso anche capire benissimo che possa anche non servire più, che l'azienda mi deve continuare a pagare, ma ho una famiglia o comunque che mi mettano a lavorare da un'altra parte, che con l'associazione industriale a disabilità mi mettano da un'altra parte. Io non pretendo di voler rimanere qui dentro, ma pretendo di arrivare alla mia età pensionabile. Si pensava che con la liquidazione di Damiani cambiasse qualcosa, ma invece non è cambiato niente. Diciamo di concreto per adesso, non so andando avanti se cambierà qualcosa, io spero di sì, e che si mettano una mano sulla coscienza, perché ogni operaio ha una famiglia. Io ho 40 anni che lavoro qua, conosco anche i sassi di questa azienda che ci sono dentro, ed è un avere rispetto per questa gente che ha prodotto, ha dato guadagno in tempi buoni e che adesso va salvaguardata in tempi cattivi. Noi ci troviamo 4 persone licenziate, e tra cui un nostro delegato, un nostro rappresentante sindacale e tutti i nostri iscritti. Credo che oggi il problema più grande sia capire il futuro. Il sindacato, non per, come dire, per storia nostra, noi adesso impugneremo i licenziamenti, abbiamo già scritto a tutto ciò che è istituzionalmente raggiungibile, tra cui provincia, regione, chiederemo un incontro al Ministero del Lavoro, perché il problema a Murano, essendo già un'area di crisi e avendo oggi una situazione complicatissima per quanto può concerne l'occupazione, chiederemo l'intervento del Ministero, perché qui Murano la logica che stanno usando è quello di dire: siccome il marchio oggi è l'unico valore aggiunto di cui ci possiamo in qualche modo appropriare, il pezzo, anche se lo facciamo in terraferma e magari fatto fare anche dai cinesi, però riusciamo a metterci il nostro marchio, è un modo per arricchirsi a discapito dell'occupazione. Però noi ci chiediamo: ma cosa succede all'interno della nostra fabbrica? Viene portata la produzione fuori? Questo non si capisce. Io credo che questi lavoratori, di cui io sono anche delegato sindacale, vogliono solo, tramite questo escamotage o questa possibilità, eliminarci dall'azienda, perché forse saremo scomodi o forse perché non andiamo bene, non so. È il classico dire: tu hai gli occhi celesti, lavori, tu hai gli occhi marroni, fuori. Ecco, questa è la nostra opinione. E ci sono altri lavoratori che nel giro di un paio d'anni andranno in pensione, quindi avremo un'altra situazione di riduzione di personale a livello naturale, senza andare a licenziare altri lavoratori che non vanno in pensione, che mancano ancora tanti anni per andare in pensione. Questa è un'azione che non ci diamo proprio una spiegazione per quale motivo. Il giorno prima di Pasqua, alla vigilia, gli danno una lettera alle 7 di sera. No, questo è proprio voler male alla gente. Quando uno ragiona sui grandi marchi, ragiona e pensa di essere di fronte a società, diciamo, con le spalle grosse, società che non badano a spese, società che tentano di promuovere la propria immagine acquisendo marchi e promuovendo attività specifiche. Siamo di fronte a imprenditori o a società che
mirano al guadagno subito, tutto subito e basta, insomma il problema sono 4 dipendenti, li licenziamo e via, insomma. Queste sono società che poi si collocano nel mercato con la pubblicità, cioè con la pubblicità che i soldi della pubblicità che spendono potrebbero tenere in piedi non so quante aziende. Un pezzo di Venini costa tantissimo. Vi prendete il marchio, lo gestite come volete e vi permettete di venire qui e licenziare la gente, non ci stiamo. E se questo è il biglietto da visita, vuol dire che questa è una palese provocazione. Allora, a questo punto l'idea di Murano qual è? Quella di fare, di vendere prodotti non si sa come, cioè non farli più a Murano ma farli da altre parti e aumentare le sale espositive. Quindi Murano sta diventando, come dire, un expo stabile. Basta muoversi in giro per Murano, ci vedono solo botteghe aperte. Fornaci chiuse e botteghe aperte. Dov'è che producono il vetro? Cioè, una domanda basilare. Cioè, chi è che produce il vetro? Quadra, come abbiamo sopravvato qua a Murano? Ci sono forti lì e poi ci sono.